Ovviamente l'effetto coreografico della fanaleria fa sempre un clima suggestivo. Thomas, in Pisa i fari che vogliamo vedere l'albero di Natale. E trombe? Che funziona le trombe, Franco? Sì, ognuno personalizza il proprio mezzo a sua discrezione. Thomas, le tue trombe vogliamo sentire. Fanali, fanali, in Pisa tutto. Il rombo piace, manca tutto, ma adesso cominci ai problemi, altezza del 40° metro, il rombo cambia, il rombo bollisce, tossisce, però funge da aspirina lo scalo di marcia e gli dà respiro e si porta sicuramente alla fascia 100 metri. Tutto sotto l'occhio vigile del drone. Abbiamo modo anche di avere questa forma di tecnologia per visualizzare. Allora, Franco, e averle riprese dall'alto, dove si trova? Qua. 43 e 67, resta ancora in testa qua mia. 43 e 67, il Fiat 980 gli ha dato un bel rombo, gli ha dato un bel strombo, però che manca qualche secondo. E che ha scelto una marcia corta intanto per scaldare l'olio dopo il secondo tiro che deve dare. Ricordo che il primo tiro è fondamentalmente di prova. Non viene conteggiato proprio ai fini del risultato finale, per dar modo anche ai concorrenti di percepire il limite del proprio mezzo. Sicché allora ognuno conoscerà se la strategia di partenza con la gamma di marcia inserita può essere adeguata o può essere anche aumentata. Tre concorrenti per questa categoria, chiusa categoria. Passiamo alla categoria successiva, 100-115 cavalli. Carica vitale slitta, sì, che arriviamo a 50 vitali effettivi. Perché gli era 45 quella? Vuota 45. Più 5, 45 più 5, 6 per 7, 42 più 2, 44, arriviamo a 45, sì, 50 quintali giusti. Più un quintale di Graziano. Gaumagnan, sì? È abbastanza. Graziano potrebbe fare la differenza. Peso chilo del capello. Da dove vieni sto soldato qua? Musano, che di fianco l'aeroporto di Misano. Prima dell'aeroporto di Misano era Savoia. Andiamo a vedere. Bellissimo vedere anche il folklore di questi mezzi che si presentano. Vedete in questo caso le bandierine che sventolano gloriose dello stato di appartenenza. Vai Franco, te è un nome che non ricordo bene. È Zoa Slita e adesso cominciano i dolori. Sembra che i dolori non siano troppo importanti. Vai, vai, sgorla, mantieni, forse ce la poteva fare, no. Ovviamente la ripartenza. Attenzione. Non si parte più, dai. Ovviamente il timer inesorabile continua a conteggiare. Ora te lo va. Magari dopo l'amico del service, se possiamo abbassare il volume magari per ascoltare il rumore del motore, perché ci sono degli appassionati. Sassonetto Franco 1:05:30. Bene, Antonello Nadir con suo Sun Laser.
mettete la sana piano piano, fumorosa ma arriva. Sì, che dicono che la fame fa la sana e fa la fame contro la fia. Mi sono un po' distratto, stessa marcia di partenza.